Oggi vi facciamo vedere la ricetta dei carciofi ripieni con piselli, una ricetta tipica barese. È un piatto molto nutriente e il procedimento è davvero molto semplice. Vediamo gli ingredienti. Vi serviranno 800 g di piselli. Potete utilizzare in primavera i piselli freschi, mentre durante il resto dell'anno anche i piselli surgelati vanno benissimo. 9 carciofi. Poi abbiamo mezza cipolla. Per quanto riguarda l'aglio, taglieremo due fettine sottili e le triteremo. Poi abbiamo 60 g di parmigiano reggiano, 10 g di pangrattato, il sale quanto basta, il pepe quanto basta, ve lo faremo vedere durante la ricetta, 3 uova, il prezzemolo, una manciata. Poi abbiamo l'olio di oliva, noi utilizziamo come sempre, come vi abbiamo fatto vedere in tutte le ricette locali, l'olio di oliva pugliese. E poi abbiamo la mollica del pane fatto in casa. Vi mettiamo in alto la ricetta del pane fatto in casa, così potete magari fare il pane in casa e quando vi avanza utilizzate la mollica per fare ricette come questa dei carciofi ripieni. Per prima cosa ci dedichiamo al ripieno dei carciofi. Quindi che cosa andiamo a fare adesso? Tagliamo il pane? Smucciamo tutta la mollica. Quindi sbricioliamo la mollica e la mettiamo nella ciotola. Allora, una manciata di prezzemolo. E due fettine di aglio. Ok. Tritate. Ok. Ci mettiamo un po' di pepe. Rompiamo le uova. Aggiungiamo l'altra mollica, in totale stiamo utilizzando 300 g di pane a cui abbiamo tolto la mollica. Aggiungiamo il formaggio. Come vedete il ripieno sta già cominciando a diventare molto compatto. A Bari sicuramente ci sarà qualcuno che mette il pecorino al posto del formaggio, del parmigiano reggiano. Quindi se volete potete utilizzare anche il pecorino. Noi per fare questa ricetta tipica barese utilizziamo il parmigiano reggiano. Però sappiamo bene che a Bari ci sono i sostenitori del pecorino romano e si usa solo quello per le ricette baresi, però in realtà ci sono famiglie a Bari che utilizzano anche il parmigiano reggiano. Mettiamo sale, quanto basta. Ok, cos'è? Un pizzico? Sì. Due, no? No, un pizzico va bene. Un pizzico. Poi assaggiate se ci vuole ancora aggiungere. Ok, però diciamo che questa quantità sì. Va bene. Ora stiamo aggiungendo il pangrattato. Il pangrattato, questa è la quantità giusta da aggiungere, altrimenti poi diventano troppo dure, vero? Troppo secche? Sì, troppo secche. Ok, quindi non aggiungete di più.
Più o meno il procedimento è uguale a quello delle polpette di pane, no? Sì, gli ingredienti sono gli stessi. Tipo quelli che il ripieno che si mette nelle cozze ripiene? Certo, le seppie anche, le seppie ripiene, è lo stesso procedimento. Ok. Allora, per quanto riguarda il ripieno dei carciofi, questa è la quantità giusta degli ingredienti. Deve essere un po' morbido, ma... non troppo duro e secco, altrimenti poi non viene. Adesso lo lasciamo e ci dedichiamo ai carciofi. Ok. Lo lasciamo dove? Lo copriamo, lo lasciamo un po'. Nel frattempo puliamo i carciofi. Adesso vi facciamo vedere come puliamo un carciofo. Ma se volete imparare a pulire i carciofi, perché magari non l'avete mai fatto, vi invitiamo a vedere la ricetta della carbonara di carciofi qui in alto, dove abbiamo mostrato esattamente come si puliscono i carciofi. Quindi trovate la ricetta sempre sul nostro canale YouTube. Qualcuno l'ha anche replicata, quindi se fate queste ricette mi raccomando ricordatevi di taggarci su Instagram come Cucina Geek, vi mettiamo qui l'hashtag, oppure su Facebook. In tantissimi ci state mandando le fotografie dei nostri piatti replicati sulla nostra pagina Facebook, quindi mi raccomando, se fate anche questa ricetta dei carciofi ripieni tipici di Bari, fatecelo sapere, noi siamo sempre molto contente di vedere i vostri risultati, che riuscite a seguire la ricetta in maniera semplice. Una cosa importante è tagliare molto, sì, un po' più dello stelo, perché il carciofo, sì, sotto deve essere piatto, deve reggersi. Ok. Quando arriva una parte bianca, tagliamo in questo modo. E lo mettiamo nell'acqua con limone, no? Sì. Ok. Ci mettiamo anche gli steli, poi saranno tagliati. Ok, lo mettiamo in acqua e limone per non far annerire i carciofi, giusto? Sì. Ok, facciamo vedere solo da vicino un'altra volta come va tagliato sotto, come va livellato. Perché magari l'ho mostrato da lontano e non si vedeva benissimo. Quindi togliamo le foglie. Sino a che punto? Sino quando arriva la parte più tenera, più chiara. Ok, la parte più chiara. Poi puliamo il collo del carciofo. Ok, faccelo vedere bene, lo stai tagliando quindi a quell'altezza. Deve reggersi il carciofo. Ok, deve rimanere in piedi quindi. Sì. E poi lo vai a tagliare a metà? Sì. Ok, quindi si elimina la parte di sopra e rimane come il cuore del carciofo, giusto? Sì. E lo mettiamo in acqua. Ok. Passiamo alla preparazione dei piselli. Mettiamo l'olio in una pentola, 4 cucchiai. La cipolla, avevamo detto mezza cipolla, no? Sì. Ok. Ok. Qui la tagliamo finemente. La fiamma è alta? Media. Media. Ok. Quindi questo è il soffritto per i piselli praticamente, sì. Olio e cipolla.
aggiungiamo i piselli. E nel frattempo mettiamo un pentolino con dell'acqua sempre sui fornelli. A cosa servirà l'acqua? Ad aggiungere un po' di acqua per la cottura. Ci mettiamo un po' di sale. Poi bisogna assaggiare e vedere se ce ne vuole ancora. E adesso aggiungi il pepe. Sì. Un po'. Quanto tempo devono cuocere i piselli? 10 minuti i piselli. 10? Sì. Ok. 10 minuti dal momento in cui metto l'acqua. Nel frattempo riempiamo i carciofi. Ok. E li facciamo cuocere tutti assieme. Okay. Aggiungiamo l'acqua calda. Con il mestolo. Adesso nel frattempo arriva al bollore, mettiamo i carciofi. Ok. Stiamo aggiungendo gli steli dei carciofi, li stiamo tagliando a rondelle e li aggiungiamo ai piselli. Questo è un piatto molto nutriente, perché contiene proteine, le proteine delle uova, fibre e poi tutte le proprietà benefiche dei carciofi. Adesso si aprono. Fallo vedere da vicino. Allora, lo stai aprendo? Si apre leggermente il carciofo. Okay. Poi si prende quanto una noce di ripieno, lo si stringe. Molto bene, si pressa molto e se ne prende un'altra noce. Quindi sono due noci? Due, sì, come quantità. Ok. Si pressa bene. Ecco. Si scuote leggermente il carciofo allargandolo. Bisogna stare attenti a non romperlo. Certo, con delicatezza. Qui si prende una quantità quanto grande quanto una noce, lo si pressa all'interno, poi se ne prende un'altra come quantità e si dà la forma, si pressa bene. Ecco qua. Ok, se li avete tagliati bene, vedete, rimangono tutti in piedi. Quindi adesso andiamo ad aggiungere i carciofi ripieni ai piselli.
A Bari noi prepariamo questo piatto, che è molto nutriente, come secondo oppure come piatto unico. Se vi avanza il ripieno potete anche fare delle polpette e cuocerle insieme ai carciofi ripieni e ai piselli. Adesso dovranno cuocere per 20 minuti. Passati 20 minuti, per vedere se sono cotti, facciamo vedere il metodo. Con la forchetta andiamo a spingere sul carciofo praticamente. No? Sì. Se è morbido, sì, significa che è cotto. E possiamo spegnere. Se questa ricetta vi è piaciuta, fatecelo sapere nei commenti. Se volete vedere altre ricette varesi, noi abbiamo una playlist sul nostro canale YouTube dedicata solo alla cucina locale. Iscrivetevi alla playlist perché faremo tantissimi altri video di ricette pugliesi e varesi. Ciao!